Come ben sai, termino tutte le mie email con l'espressione grazie di esistere. Ho ricevuto molte testimonianze da parte di persone che sono rimaste toccate, alle volte anche sopraffatte, dal fatto che qualcuno le ringrazi per la loro vita, come Jackie, Bon, Sara e Andrea. Ci sono dei giorni in cui la tua email è l'unica conversazione che ho con qualcuno, che mi parla usando il mio nome e che mi dice che quello che sono e quello che faccio contano e che sono grati per la mia vita. La tua frase grazie di esistere significa così tanto per me, perché alle volte non mi sento molto vivo. Sono sempre così impegnato a fare che spesso ho poco tempo per essere. Sono vivo. Jackie. Buonasera, Eric. Prima di tutto vorrei ringraziarti per l'apprezzamento che mi dimostri per la mia vita. Non lo dico semplicemente perché credo che tu conosca il significato del mio nome. Non solo ho scoperto che significa favore e benedizione, ma per più di 30 anni mi sono sentito senza valore e incapace di portare benedizione a qualcuno. Nel leggere che sei grato per la mia vita, mi riempie di gratitudine e ti sono riconoscente perché vuoi che io sappia che tu sei interessato alla mia vita. Bon. Per anni mia madre mi ha incolpato di essere nata. Ho tentato il suicidio. Dio ha sempre messo lungo il mio cammino persone che sapevano come toccare il mio cuore nella parte più profonda. Ma questa frase, grazie di esistere, riassume tutto quello che Dio dice di me ogni giorno. Grazie. Sara, nome di fantasia per questione di privacy. Quanto amo questo verso della Bibbia, che nessuna cattiva parola vi esca di bocca. Piuttosto, quando è il caso, dite soltanto buone parole, che facciano bene a chi vi ascolta. Efesini 4:29. Insieme abbiamo la capacità di cambiare il mondo, la mentalità, il modo di pensare di coloro che ci circondano. Abbiamo la capacità di soffiare vita in questo mondo portando la cultura del suo regno, dove qualunque cosa è possibile ed ogni persona è amata e apprezzata. Andrea ha scritto: Ciao Eric, è incredibile quanto